sono giocati 236 derby in gare ufficiali fra Inter e Milan. Tantissimi hanno contato qualcosa, tanti sono ricordati nella memoria dei tifosi, ma quello di domani sarà uno snodo decisivo e fondamentale non solo per questa stagione, ma anche per quelle che verranno. Un po' come quello del 2003, purtroppo è andato al Milan, stavolta la storia dovrà però essere diversa, perché l'Inter parte da un vantaggio di 2 gol, buono, non ottimo, soprattutto per quanti se ne potevano fare soltanto nel primo tempo. L'Inter dovrà essere brava a costruire su quel doppio vantaggio, ma non a cullarsi troppo del doppio vantaggio. Lo dimostra in maniera abbastanza evidente quello che è successo sabato contro il Sassuolo, quando il 3-0 sembrava una partita già stravinta e già chiusa, e invece i neroverdi sono riusciti a tornare in gara fino al 3-2 prima che Lukaku chiudesse definitivamente i conti. Proprio Lukaku è uno dei giocatori che potrebbero partire titolari, lo vedremo domani alle 21, ma comunque Inzaghi sta alternando i giocatori e sta avendo buone risposte da quasi tutti, perché chiaramente da giocatori come per esempio Correa non si può certo dire che il rendimento sia all'altezza, però quello che ha fatto il tecnico nel momento più difficile della sua esperienza a Milano è stato puntare su tutto il gruppo, e alla fine tutto il gruppo è riuscito a ripagarlo, rimettendo a posto una classifica che si era fatta molto complicata e che adesso dice che l'Inter in 3 giornate, le ultime di questo campionato, dovrà conquistare al massimo 5 punti su 9 disponibili per qualificarsi alla prossima Champions League, un qualcosa di determinante anche per le sorti economiche della società e per le prospettive in vista del 2023-2024. Ma adesso è il tempo di pensare al presente, è il tempo di pensare a domani. Non c'è ritorno, il ritorno è domani. L'Inter parte da un doppio vantaggio e deve chiudere l'opera. Dovrà farlo con attenzione, con anche qualcosa di nuovo che metterà il Milan in campo per provare a rimontarla. Probabilmente il primo nome nuovo rispetto all'andata sarà Rafael Leao, e questo può fare molta differenza in quanto alla prestazione della squadra rossonera. Però l'Inter parte col vantaggio, deve capire che quello che è stato sbagliato nel secondo tempo contro il Sassuolo deve essere un campanello d'allarme per non dare questa partita già per scontata, già per chiusa. L'Inter dovrà stare attenta, concentrata sul pezzo, evitare errori e poi conquistarsi quell'ultimo atto della Champions League, una finale che 2 mesi fa era impensabile per chiunque. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.